Buongiorno, ben risvegliati e ben ritornati al nostro consueto programma per meditare fin dal mattino sulla parola di Dio. Oggi è domenica 24 maggio e il versetto che vi leggerò è contenuto all'interno del libro del Levitico, al capitolo 19, versetto 9. Quando mieterai la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo canto il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Questa è una legge di Dio data attraverso Mosè. Questa legge prevedeva che chi coltivava la terra al momento della raccolta dei frutti non raccogliesse tutto, ma lasciasse gli angoli del suo possedimento, della sua campagna, liberi, non appunto raccolti. Qual era il senso di questo ordine da parte di Dio? Il senso era semplicemente di lasciare degli angoli a disposizione di coloro che erano più sfortunati, di coloro che erano più poveri, a disposizione loro, affinché potessero anche loro avere di che mangiare, di che sfamarsi. Quindi queste persone erano autorizzate, al momento della raccolta, a entrare all'interno della proprietà privata e autorizzate appunto anche a raccogliere i frutti, ovviamente esclusivamente in quelle zone riservate e adibite per loro. Questa aveva una valenza molto importante. Innanzitutto ricordava anche al proprietario che la terra non gli appartiene. Tutta la terra e qualsiasi cosa all'interno della terra che è contenuta appartiene a Dio. Dio è l'unico vero ed esclusivo proprietario. La seconda cosa importante era quello appunto di insegnare al suo popolo ad essere generosi. Dio ti concede tanto, tutto ciò che hai coltivato nel tuo campo lo puoi raccogliere, Dio ha benedetto il tuo campo, la tua semina e la tua raccolta, ma ti chiede semplicemente di riservare i quattro angoli a Lui, perché Dio vuole prendersi cura anche di chi è più povero e vuole farlo tramite te, direttamente. Bello quindi questo sistema sociale che prevedeva che ognuno che possedeva un terreno lasciasse i quattro angoli a disposizione di chi era più povero per potersi sfamare. Oggi questa legge non è più applicata, sono pochi coloro che si dedicano all'agricoltura, non c'è più questa tradizione, nessuno è a conoscenza di questi passi, le leggi di ogni nazione non contemplano questa possibilità. Tuttavia il principio resta. Oggi ci sfamiamo fondamentalmente acquistando i nostri beni ai vari supermercati e quindi la fonte principale di sostentamento è il reddito, lo stipendio. Ma se ci pensiamo bene, Dio continua a essere ancora il proprietario della terra e di tutto ciò che è contenuto. È Dio che ci dà la salute per poter lavorare e i soldi, lo stipendio sono sempre suoi. Lui ci ha dato un lavoro, la salute. E quindi ancora oggi Dio continua a chiederci di imparare ad essere generosi. È importante devolvere una parte marginale del nostro stipendio, dei nostri risparmi, a seconda delle possibilità di ciascuno, ovviamente, per essere generosi, per aiutare tramite offerte, tramite donazioni, chi è più nello stato del bisogno. I poveri c'erano all'epoca di Mosè e continueranno ad esserci, ma allo stesso tempo continueranno ad esserci anche le benedizioni che Dio dà
alle persone più possidenti. Quindi l'insegnamento è ancora valido. I beni che Dio dà e che sono tanti non devono essere usati in modo esclusivo e personale, anche fino al superfluo. Tante volte acquistiamo cose superflue, cose che poi restano accantonate nei nostri armadi, nelle credenze. Spesso accade che ce ne dimentichiamo pure. La nostra società ci invoglia ad acquistare, ci fa credere che tutto sia importante, tante volte però ci accorgiamo che moltissime cose in realtà non sono poi così importanti perché le abbiamo dimenticate. E allora è importante, appunto, è significativo ricordarci che mettere da parte qualcosa per chi ha di meno sicuramente non ci impoverisce economicamente, ma altrettanto sicuramente ci arricchisce nell'animo perché impariamo la generosità e perché ci rendiamo utili strumenti di Dio per le persone che hanno di meno. Questo versetto possa risuonare nella nostra mente ogni giorno e che possiamo chiedere a Dio di aiutarci a essere dei buoni economisti, nel senso più ampio del termine, di imparare a gestire i soldi avendo in mente di lasciare anche noi alcuni angoli a disposizione per chi ha di meno. Imparare a chiedere al Signore di non lasciarci incantare, abbindolare dalle vetrine, da tante cose che in realtà non servono. E che invece questi piccoli angoli possono essere di vitale importanza per chi ha poco o non ha niente. Che il Signore ci insegni anche questo, donandoci la sua saggezza. Vi auguro una buona giornata, nel nome del Signore. Amen.